Siamo pronti ad iniziare l'anteprima di Radio Roma by Night. Questa canzone, Let's Love, è un remix dei DJ From Mars che abbiamo ospiti oggi. Tra pochissimo li presenteremo, ma prima voglio salutare Tony Cortese, che non è potuto essere con noi per motivi lavorativi. Dai Tony, ovviamente a cura di Tony e anche del nostro programma. Ovviamente ogni venerdì abbiamo degli ospiti fantastici, Lori. Abbiamo avuto e stiamo avendo tutti i migliori DJ nazionali che sono famosi in tutto il mondo. Leandro da Silva, Luca Guerrieri, c'è stato la settimana scorsa, abbiamo avuto anche Francesco Farfa, abbiamo avuto Guys, Sergio Tommy Mauri, Tommy V, Cube Guys, Federico Scavo, insomma ogni venerdì. E non puoi non dire Mario Più. Franchino. Ma vi ricordate quando si è collegato Franchino con noi? Lo salutiamo, zio Franchino, noi siamo proprio amanti. E però ci mancavano i DJ From Mars. Intanto, anteprima, Radio Roma by Night. Radio Roma by Night. Ogni venerdì Sarallo Famosi presenta Anteprima Radio Roma by Night con i top DJs mondiali, in collaborazione con Tony Cortese DJ. Benvenuto Max Acqualuce, come stai? Ciao a tutti, ciao. Ciao Max, salutiamo, ovviamente ne approfittiamo anche per salutare Luca Ventafunk, con cui avete creato questo progetto pazzesco. Ci racconti un po' come avete cominciato, che siamo curiosi. Beh, allora, il progetto DJs from Mars nasce in uno studio di Torino dove si collaborava con diversi producer. Io e Luca ci siamo conosciuti lì tantissimi anni fa, forse nel 2000, abbiamo perso un po' il conto. No, diciamo che sono veramente tanti anni fa. Sì. Difatti Luca dice basta, ogni tanto dice basta. No, dai, no. Gruppo, no, a parte gli scherzi. No. Siamo contenti, ci siamo conosciuti lì, abbiamo cominciato a fare delle produzioni insieme. Più avanti nel tempo abbiamo deciso di concentrarci sui bootleg, sui mashup, che era la nostra passione, e soprattutto essendo resident DJ, come un po' tutti, a Torino, vedevamo che ci serviva, la traccia di Rihanna da mettere in discoteca, e non c'era, perché non c'erano versioni dance all'epoca di canzoni pop. E abbiamo cominciato a metterle su YouTube, abbiamo visto che questa cosa funzionava, avevamo dei riscontri, e di lì siamo partiti a fare tour Germania, Austria, Australia, America, eccetera eccetera. E su YouTube è stato pazzesco ragazzi, perché più di 250 milioni di visualizzazioni con produzioni che hanno attirato l'attenzione di etichette super importanti, e poi ovviamente le collaborazioni da David Guetta a Sean Paul, Pitbull, Fragma, Dirty Vegas. Cioè, a quel punto poi, insomma, avete spaccato di brutto, Max. Sì, diciamo che si può dire che è stato uno scalino alla volta, è stato uno scalino sempre, come dire, lavorato e faticato, perché comunque c'è dietro un gran lavoro. C'è stato un momento in cui avete detto vabbè, adesso facciamo sul serio? C'è stato quel momento in cui avete detto qui la roba si fa, cioè gli anni iniziali degli anni 2000 erano anni di svolta, anche di cambiamento, no? Venivamo dagli anni 90, c'era ancora un po' la dance che la faceva, la vera dance che la faceva da padrona, no? Sì. E non c'era, appunto, come ha detto Max prima, il culto dei mashup, mentre oggi ci sono, oggi tutti sono praticamente sono tutti adesso esce una canzone, forse esce prima il mashup che poi la canzone. Invece quando hanno cominciato loro, no. Quindi quando è stato quel momento in cui avete detto l'idea del mashup funziona, quindi facciamo sul serio? C'è stata una canzone in particolare, un momento in particolare, una serata in particolare? Ma diciamo che vedevamo che funzionavano in generale i nostri mashup più delle versioni originali, forse perché noi abbiamo sempre cercato di metterci un qualcosa in più, quindi un sample conosciuto, che ne so, gli Eurythmics o adesso mi viene in mente quel mashup lì, e quindi magari in pista vista da DJ, anche perché ovviamente siamo due DJ, avevano reazioni
migliore rispetto alle tracce originali. E quindi abbiamo continuato a farlo finché, appunto, un bel giorno siamo stati. Abbiamo, come si dice, incrociato gli sguardi con l'etichetta. hanno capito. E lì, quando David ha cominciato a dirci: ah, siete fortissimi, mi piacciono le vostre robe, siamo stati invitati da lui a casa sua a Ibiza, ah, quando siamo andati ad aprire per lui. Mamma mia, cioè, tu immagina, la, ti invita... la serata lì è stata... Cioè... Max, cioè, ti invita David Guetta nella villa di Ibiza, cioè, voglio dire, dai. Ciao, lì hai fatto, hai chiamato tutti i tuoi amici, hai detto ciao, ciao a tutti. No, che poi tra l'altro, guarda... sì, abbastanza, ma in più... Sì, vai. Dici. No. Noi abbiamo in ritardo, purtroppo. Sì, noi abbiamo due secondi, quindi ti arriva dopo. No, dicevo, non voglio essere blasfemo, ma per me è come essere andato a trovare il Papa, hai capito cosa certo. voglio dire? Cioè, vabbè, ma è vero. È l'inventore della musica dance degli ultimi 20 anni. Sì. Comunque era una domanda che una volevo... Ma infatti, volevo farti questa domanda, volevo chiederti com'è appunto lavorare a fianco di David Guetta, ma praticamente ci hai detto già tutto, ma... è stata, suppongo, un'emozione per te. E comunque il DJ numero uno al mondo. Assolutamente sì. No, ma lui è stato veramente un grande. Sì, ma anche come persona. È una bella persona, sì. Diciamo che sì, è una persona che ci ha dato una mano prima di tutto. E seconda cosa, bisogna prenderla come spunto. Nel senso, è uno che potrebbe smettere domani e vivere di rendita, certo. E invece ha la testa di un ragazzino di 16 anni preso bene e che ci chiedeva: ah, cosa usate? Ci chiedeva a noi cosa ne pensavamo dei pezzi nuovi che stava facendo. Che cioè, bello. Cosa devi dire a David Guetta? Vabbè, però devo dire, bisogna fare. Però, questa cosa è... cioè, ti fa onore, no? Fa onore a lui, certo, essere così, perché comunque vuole imparare, certo. Anche dalle persone. E poi perché che... loro sono molto bravi, Assolutamente Max sì. e Luca sono veramente. Ma poi si può sempre imparare da tutti, non è che magari uno è meno. Da tutti, certo. Assolutamente. Senti, ma io sono curioso, questa idea di questa maschera che voi avete, no? Adesso io la chiamo così. Comunque questo logo che avete, con cui vi esibite, come è nata questa idea? Cioè, adesso a me viene in mente che anche qui siete stati un po' precursori. Gli ultimi anni siamo stati abituati a vedere, non so, Junior Kelly, Liberato, sì. Tutte persone che, ma chi è? Chi sarà? Certo. Cioè, che si celavano dietro. Anche ma poi c'è qualcuno che sa come sei fatto, al di là di tua moglie, dico. Sì. No, certo. La cosa comica è quando i promoter ci vengono a prendere all'aeroporto perché non sanno che faccia abbiamo, certo. E non siamo proprio due ragazzi di 20 anni, ecco, per capirci. No, è bello, dai. Bene, qual è stata l'esibizione, a proposito appunto dei promoter che vi vengono a... avete girato tutto il mondo, perché veramente da Stati Uniti, Cina, India, Australia, Brasile, Messico, insomma, qual è stata l'esibizione? Così, la prima che proprio ti è rimasta nel cuore, se dovessi sceglierne una adesso, di impatto, la prima che mi dici qual è? Beh, l'emozione appunto successiva ad aver incontrato David Guetta è stata suonare a Ibiza, aprendo una sua serata, e dovevamo aprirla, quindi immaginavamo fosse una serata, come dire, tranquilla, no? Quando apri... sei il primo DJ, di solito, certo. Si riempie piano piano il locale, e invece nel giro di forse 5 minuti massimo ci saranno state 20.000 persone nel locale, era una roba incredibile. Che locale era? Sì. Immagino l'Ushuaia. All'Ushuaia. Guarda, me lo sentivo. Che spettacolo. Che poi tra l'altro io sono stata tanti anni a Ibiza, quindi... mi ricordo che ci sono molti DJ famosissimi, come dici tu, lui è una persona molto bella, è una persona bella ed è molto semplice, perché se tu vai al DC10, che è uno dei locali di Ibiza, sì. E c'è il dietro, no? dove ci sono un po' tutti, lì le vedi le persone semplici, perché stanno lì tutti insieme, ridono, scherzano, bevono, sono tranquilli, capito? Non è che se la sentono... Come tante persone di oggi, perché magari... Guarda, io ti dico, tutti i più grandi che abbiamo conosciuto, anche insieme a te, anche sì. ospitandoli qui in radio... È vero, sono molto umili. Sono sempre umili. Più umili. Sono I più umili. Grandi, insomma, non so sì, è vero. Se hai avuto questa impressione girando il mondo, anche tu, Max.
Confermo, sì, sì, vero. Confermo. Ti dico, abbiamo avuto la fortuna di incrociare anche altre persone a Las Vegas, per esempio. Abbiamo scritto a Tiesto, siamo qua, e lui ci ha detto venite nel backstage, come se fossimo amici di sempre, no? A berci una cosa insieme, a fare quattro chiacchiere sulle produzioni, sulle cose nuove da fare. Quindi a anche lui è, a proposito di Tiesto, infatti volevi... Ma chissà se tu mi leggi nel pensiero, perché ogni domanda che io ti voglio fare tu l'anticipi, ti giuro. Due sono le cose, oh, Tony Cortese gli ha mandato già le domande, forse. Infatti hai visto, ho fatto così con il dito. Bravissimo. Vabbè, comunque dai, facciamo così, racchiudiamo in questo. Quali sono i tuoi progetti per il futuro prossimo dei DJ From Mars, appunto? Allora, stiamo collaborando con, appunto, DJ Big, e speriamo di fare il famoso scalino che ci porta nell'Olimpo, ci porterà nell'Olimpo dei DJ, per consacrare il progetto. C'è un momento in cui penso tutti i DJ, dai Vinai a David Guetta, hanno consacrato il loro progetto con un disco, con una traccia, con un evento, che li ha sparati nell'Olimpo dei DJ. Sì. E quindi il nostro progetto per quest'anno è sicuramente provare a fare qualche traccia, qualche collaborazione. Abbiamo già qualcosa in ballo e vediamo cosa succede, ecco, insomma, i dadi li tiriamo, ecco. La prossima data dove possiamo invitare i nostri ascoltatori a venirvi ad ascoltare? Siamo domani sera al Sud Italia, se non sbaglio in Abruzzo. Ah, attenzione. E all'LDV. Centro. Dove? No, perché devi sapere che per chi è di Torino, tutte le città che sono sotto Torino è Sud Italia. Certo. Come si chiama? Perché noi siamo... Voi non lo sapete, ma io ci sono andato in vacanza per anni in Abruzzo, adoro l'Abruzzo. No, ma noi siamo molto, anzi, amanti, abbiamo tanti amici. Per esempio. Sì, no, anche noi cioè, facciamo tante serate in Abruzzo, però per noi di Roma l'Abruzzo è centro. È quello il senso, no? Però... Come si chiama il locale dove sarete in Abruzzo domani? LDB. Ah, ok. Bene, allora li invitiamo tutti i nostri ascoltatori. Io farei una macchina. Direi di sì. Ah no, domani non posso. Se volete venire, volentieri. Vai tu. Io domani ho l'evento, tra l'altro, di cui siamo anche partner, Super Fights, all'Atlantico di Roma. C'è questo evento importantissimo, sponsorizzato da Radio Roma, ma anche da DAZN in diretta. C'è Mattia Faraoni che si... Vero. Che combatterà per... Ma non è detto che non mi presento io, non si sa mai. Ma potrebbe arrivare Lori, è vero. C'è una cosa, c'è una cosa, Max, che ti lega, o vi lega ovviamente, te insieme a Luca, a Roma. Cioè, se dovessi scegliere una cosa che, diciamo, ti lega di più a Roma, noi del Sud, cosa... Ma io devo dire che in generale siamo, fammi dire una cosa più generica, molto legati all'Italia, sia Roma, sia il Sud Italia, sia, certo, come dire, la nostra Torino. Io noto che ogni volta che si torna a casa, o che si fa una serata in Italia, o soprattutto al Sud, che si fa una serata, non so, in Calabria piuttosto che Roma, sono tutte serate molto belle, molto calde. Vero, la gente è molto disponibile. A volte vai in Austria e la situazione è un po' più fredda. Con questo non voglio dire che l'Austria sia peggio. Sono o freddi. Meglio. Però se dovessi scegliere, io dopodomani mi trasferisco a Roma, è una delle mie città preferite. C'è tutto, c'è il mare. Bellissima, bellissima Roma. State parlando con uno che ogni volta che va in giro fa promozione dell'Italia, perché di dove siete? Di Torino, ma dov'è Torino? Perché nessuno sa, per esempio, dov'è Torino, nessuno da Sydney sa dov'è Torino, non è conosciuta. E allora diciamo, guardate che è stata la prima capitale d'Italia. E poi i torinesi hanno sempre... Io ho la mia migliore amica che è torinese. Sì, è vero, che tra l'altro ha partecipato a questo programma, salutiamo, sì. Elenia Siciliano. Sì, assolutamente. Che volevi dire? Che lei comunque, anche lei dice sempre questa cosa, no? Beh. No, perché sai, Torino è stata la capitale. Però posso dire una cosa bella per Torino e per i torinesi, che secondo me, poi non so se non sembrano del nord.
nord. No, sto per dire una cosa invece molto importante, sicuramente sarà d'accordo anche Max, che da maggio, secondo me, Torino la conoscerà tutta l'Europa e anche tutto il mondo, perché ci saranno gli Eurovision. Ah, è vero, ci saranno gli Eurovision. E quindi è una bella pubblicità per la città di Torino, perché è un evento importantissimo dove veramente ci sono tantissimi ascoltatori e partecipa tutta l'Europa. Quindi Torino, dai, che da maggio, secondo me da maggio potrei dire, beh, dove ci sono stati gli Eurovision. Bene. I DJ From Mars saranno a Luna questa notte su Radio Roma By Night, nella trasmissione Tendance, subito dopo anche Federico Scavo. Poi domani ci sarà a Luna sempre con Tony Cortese, Roger Sanchez e Raum Acoustic, mentre domenica avremo dalle 23 in poi Tony Cortese, Paggi e Costanzi, e a Luna sempre i nostri amici Leandro Da Silva e Marco Polo Cecere. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, Max, salutaci anche Luca. Grazie a voi. Ci stiamo per ascoltare un disco che spacca di brutto, che avete fatto con Lightback Hugh, che è appunto Call It House, giusto? Giusto. È un disco che spacca. Ce lo ascoltiamo in diretta, resta in linea che ci facciamo una foto con te. Grazie ancora. Adesso se la puoi togliere. Adesso lo puoi togliere. Ciao. No, non la togliere. Ciao.